Allora, buongiorno a tutti. Qualche giorno fa avevo fatto un unboxing così per scherzo del mio nuovo blocco Moleskine per acquerello e avevo detto, beh, in realtà il vero unboxing di una cosa del genere lo fai facendo la prova di vedere come funziona, come si dipinge. Quindi questo è il mio primo vero approccio con il Moleskine acquerello. Ho fatto questo disegno molto corsivo, ma più che altro perché mi interessava poi testare la tenuta della carta con tutti i tipi di stress che mi sono venuti in mente. Quindi ci ho messo il nastro carta, ci ho messo il liquido mascherante, che è sempre un po' un terno al lotto perché è facile che rovini la carta. E vabbè, cominciamo bagnandola. Io poi mi reputo un acquerellista molto peso piuma, nel senso che non è che vada a fare chissà cosa con gli acquerelli, li uso in maniera tutto sommato abbastanza grafica. Quindi non vado a fare molto bagnato su bagnato o cose del genere. Vabbè, qui appunto l'abbiamo intanto inumidito un po' la carta. Ah, gli acquerelli che sto usando sono questi, quelli giapponesi, i Kuretake, che sono quelli che uso più spesso negli ultimi tempi, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vabbè, a me li hanno regalati, quindi il rapporto qualità-prezzo è assolutamente il migliore che ci sia, ma se anche doveste comprarveli, sono comunque... Sì, non è che vi svenate per avere comunque un buon prodotto. Sono forse un po' diversi dagli acquerelli occidentali, tra virgolette, perché per esempio colori come questi sono abbastanza opachi, quasi come tempere. Però in realtà a me non dispiace, poi altri sono trasparenti, tipo i tipici blu freddi, che non sono mai coprenti. E sono molto pigmentati, per cui oltre ad avere la vaschetta, non mi ricordo mai come si chiamano, Godè, molto grande e basta poco colore per tirare su poco colore per andare avanti tanto, insomma. In sottofondo non so se si senta, quanto si senta e se dà fastidio, c'è la colonna sonora di The Nick di Chris Martinez, che è secondo me un ottimo sottofondo per dipingere, ma anche per studiare, concentrarsi. Ti fa entrare un po' in quello stato di trance agonistica. Anche quella di The Neon Demon, sempre di Cliff Martinez, ed è sempre ottima a questi scopi. Ecco, io in realtà erano anni che non usavo, cioè sì, credo anni che non usavo il liquido mascherante. Sto usando questo della Winsor & Newton. E sì, semplicemente andavo attorno alle parti bianche o poi correggevo con un po' di acrilico, di tempera bianca. Quello che mi ha fatto tornare la voglia di usarlo sono stati i video di questa illustratrice giovane, molto brava, una ragazza tedesca, e il profilo che trovate sui vari social si chiama Iraville e fa un ottimo uso del liquido mascherante. In realtà forse avrei dovuto pianificare meglio che colori mettere perché sto decidendo la tavolozza praticamente così al volo. No, che avrebbe avuto i capelli rossi la nostra lettrice anni 20 qui era già previsto. Allora ho fatto una piccola pausa per
togliere il tè dall'infusione e ne ho approfittato per finire di dare un po' la prima passata di colore e accendere la luce perché ovviamente il problema di fare le cose di pomeriggio d'inverno è che diventa buio in un battibaleno. Spero si veda lo stesso, c'è il liquido mascherante che fa un po' di riflesso, ma vabbè, dopo la prova del 9 sarà a toglierlo. E quindi ora possiamo andare a fare la seconda passata. Comunque, ecco, così a metà strada posso dire che per le mie esigenze, che come ho detto non sono particolarmente di alto livello, la carta si sta comportando bene. Si era ovviamente un po' ondulata bagnandola, ma mi sembra che adesso che è asciutta sia tornata liscia. Tra l'altro ho mentito nel senso che non è proprio il primissimo disegno che ci faccio, c'è proprio uno scarabocchietto dietro che avevo fatto per fissare l'immagine di un cagnolino che ho visto a spasso per Venezia e non sono riuscita a fotografare. Carinissimo. Però davvero non vale la pena mostrarlo. Ma comunque è già stato un bagnare il foglio dall'altro lato e non mi sembra che stia soffrendo particolarmente per questa cosa. Vorrei fargli il vestito un po' rosa antico. Ecco, una cosa che può piacere o non piacere di questa carta è che è un po' lucida, come dire, nel senso che lascia abbastanza l'acquerello in superficie prima di assorbirlo. Che appunto, ripeto, per me, per le mie esigenze va bene, ma so che non piace a tutti questa cosa. Quindi tenetene conto se state considerando l'acquisto. Ho calcolato che in media i Moleskine d'acquerello, qualsiasi dimensione sia, con un po' di differenza a seconda di dove si comprano, per esempio, io ho fatto il paragone tra il negozio ufficiale Moleskine che c'è nella stazione ferroviaria di Venezia e Amazon. Prendendolo su Amazon si risparmiano un paio di euro. Ma comunque praticamente vi vengono a costare sui 18-20 centesimi per foglio. Parliamo di fogli grandi così. Cioè 14 per 9. Da usare su entrambi i lati. E quindi boh, fatevi due conti se per voi è qualcosa che vale la pena. Ecco, una cosa che questa carta tende un po' a fare sono i bordini attorno alla pennellata, che appunto può essere un effetto che vi piace o che vi fa cagare, e allora in tal caso serve una carta più assorbente. A me non dispiace e quindi vado avanti così. Tra l'altro pensavo di aver zoomato prima, quindi mi scuso per la ripresa un po' in piccolo che c'è stata fino adesso. Devo ammettere che con questa massa di capelli colorati che le ho fatto, che attirano l'attenzione, allo stato attuale delle cose sembra un po' macrocefala, ma insomma, spero che poi riequilibrando un attimo le linee tutto riprenda le sue proporzioni normali, cioè non mi sembrava così sproporzionato lo schizzo. Schizzo che avrei dovuto probabilmente fare meglio. Però era un pezzo che non avevo il tempo di dipingere e morivo dalla voglia di farlo. Quindi sì, è un po' alla va là che va bene. Allora, mi sembra che anche questa seconda passata, più a secco di colore, si stia comportando dignitosamente.
Ah, mentre aspettiamo un attimo che si asciughi qui, ne approfitto per mostrare quest'altro sketchbook che non è esplicitamente d'acquerello, è molto con della carta molto leggera, 96 grammi. Che però appunto per il modo in cui io uso gli acquerelli, gli inchiostri, eccetera, non è malaccio per un po' di lavori così fatti un po' al volo. Per esempio, ci ho fatto il grosso dell'Inktober, dove ho usato inchiostro stilografico. Qua, per esempio, sono i Copic, i pennarelli, che sì, ovviamente un minimo trapassano sempre, quindi ci mettete un altro cartoncino dietro. La china, ancora inchiostro stilografico. China sempre, China e Copic, e questi sono di nuovo i nostri curettache qua. E, come vedete, sì, la carta si imbarca un po' perché ovviamente è leggera, però in realtà sopporta molto bene quei 2 o 3 passaggi di velature che faccio io. Quindi per un po' di esercizi da fare per conto proprio più che magari per l'illustrazione definitiva, questo lana Esquisse per me è un'ottima scelta. L'avevo trovato anni fa a Firenze da Salvini. Nessuna parentela, spero, con Salvini Matteo. Salvini è un negozio di belle arti vicino all'Accademia. E mi era piaciuto moltissimo questo lana. Solo che poi ho sempre fatto fatichissima a trovarlo. Questo qua non so dove sono riuscita a beccarlo, forse a Berlino. E anche se in quel momento avevo altri sketchbook in uso e altri comprati ancora da usare, me lo sono preso subito perché lo stesso qualità prezzo ottima e inaspettatamente buono anche per le tecniche bagnate. Adesso qui andiamo sul lavoro un po' più di fino del fare le ombreggiature. Ecco, per le ombre, dopo averle accennate, diciamo, con il tono della base, insomma, il rosa per la pelle, il rosso per i capelli, eccetera. Mi piace poi rifinirle con un unico colore. Questo strano ibrido tra viola e marrone, che si sì, diciamo dà un po' di uniformità al disegno. Ecco, non essendo assorbentissima la carta, quando ci tornate sopra e cose definite, tipo queste righine qui, si cancellano, si diluiscono di nuovo nell'acqua, e quindi ecco, magari i dettagli conviene farli alla fine, perché altrimenti rischiate di doverli comunque rifare. Ecco, vediamo se riesco a usare il liquido mascherante in maniera funzionale o se è solo lì per rompere le scatole e non farmi capire dove sto dipingendo. Tra l'altro, io avevo guardato con una certa bramosia al liquido mascherante pigmentato, ce ne sono di azzurrini tipo, perché appunto sai dove lo hai messo. E questo sì, è leggermente pigmentato, teoricamente giallino, ma alla fin fine è di un colore molto simile a quello della carta una volta che lo stendi.
E invece sempre guardando i video di Iravil, lei di quelli pigmentati ne ha diversi, ma praticamente li ha stroncati quasi tutti, perché dice che spesso accade che macchino la carta. Oltre a puzzare come il demonio, ma quello credo che sia il destino del liquido mascherante. Se volete vedere un lavoro acquerello di tematica simile, ma fatto molto molto meglio del mio, e consiglio il fumetto La signorina Else di Emanuele Fior. Diciamo che il lavoro col pennello è finito e adesso tra poco c'è la prova della verità. Eccoci un po' alle battute finali. Ci tengo a dire che se l'avessi fatto senza il video, eccetera, probabilmente ci avrei messo un quarto del tempo. Adesso questa parte è molto soddisfacente del lavoro. Ah, un altro che questi effettini così. E con le zone lasciate bianche, eccetera, le fa molto molto meglio di me. John J. Muth, o Muth, che è stato l'autore di un adattamento, riscrittura di Dracula per la Marvel diversi anni fa. E eccoci, commenti finali a bocce ferme. Perché a un certo punto ho smesso di commentare durante il lavoro e devo dire che il Moleskine passa l'esame. Questo è il livello di ondulazione che ha, che mi sembra accettabile. Se avete visto un po' il video, alla fine ci sono stata abbastanza sopra, anche più del mio solito. La prova del liquido mascherante ottima, forse proprio perché la superficie è così abbastanza lucida, abbastanza gommata, e che però ovviamente provoca quell'effetto per cui si riesce abbastanza a levare il colore dalla superficie se ci si torna sopra con molta acqua. Per esempio qui avete visto, ho tolto una zona che era capelli e l'ho, vabbè, dipinta un po' col blu della finestra, ovviamente non è lo stesso perché non è che sia tornato bianco, e però sono riuscita a farlo senza andare a grattare con lamette, eccetera. Volendo potremmo fare anche la prova della lametta, ma onestamente è una tecnica che non ho mai davvero usato, me l'hanno insegnata ma poi lì è rimasta. E un altro test che ho fatto, diciamo, sotto traccia è quello delle matite acquerellabili, le tipiche Caran d'Ache, che forse non era il momento giusto di fare perché ho rischiato abbastanza di perdere il disegno. Sono molto molto brillanti. Ho aggiunto poi un po' di matita alla fine, la stessa con cui avevo fatto lo schizzo sotto. E niente, cioè per me il Moleskine può anche essere promosso, insomma. Non è la carta che mi cambia la vita, però è anche bello avere uno sketchbook poco impegnativo, vabbè, al di là del prezzo, dove poter un po' pasticciare coi pennelli. Mi piacerebbe provare anche le Ecoline e Coline. Non ho mai capito quale sia il nome corretto. Queste qui, un po' impolverate perché è un pezzo che non le uso. Che per chi non le conoscesse, che per gli italiani che ascoltano, che già usano gli acquerelli, no, non dovrebbero essere una novità. Però ho scoperto che, per esempio, all'estero non sono poi così conosciute.
sono una specie di via di mezzo tra un acquerello e un inchiostro. Cadono nella categoria acquerello perché l'inchiostro quando viene assorbito dalla carta, dopo ripassarci sopra non si scioglie più, non è più sfumabile una volta che è asciutto. Le ecoline sì, però hanno anche altre caratteristiche che le rendono molto più volatili degli acquerelli normali, sono molto più brillanti, quindi bisogna stare attenti a non andare a finire con una tavolozza che è praticamente fluorescente. E quindi vanno gestite in maniera un po' diversa. Ma questo magari lo vediamo in un altro video.